tutti, buongiorno! Oggi sono qua per farvi un video in collaborazione. Questa volta parliamo dei preferiti del mese di giugno. Video in collaborazione con le ragazze del gruppo Facebook che si chiamava YouTubers in Pink, con cui ho già fatto altre collaborazioni. Adesso però questo gruppo ha cambiato nome e si chiama Passion YouTuber. Sono grosso modo le stesse persone. Più o meno, insomma, forse qualcuna è uscita, qualcun'altra si è aggiunta, però grosso modo sono le stesse ragazze. Approfitto per salutarle. Ciao ragazze, un bacio a tutte e passo subito a mostrarvi i miei preferiti del mese di giugno. Primo preferito, non posso non mostrarvi una crema mani di quelle che vengono definite low cost che ho preso, oddio, all'Eurospin, sì. Questa è una crema mani addirittura certificata ICEA della marca Fior di Magnolia, che è la marca tipica dell'Eurospin. L'Eurospin ha tirato fuori quattro prodotti di questa linea bio certificata ICEA, come vedete da qua. Spero che riusciate a vederlo. La crema mani, una crema viso, un'acqua micellare e un tonico. Ne ho presi tre, li sto ancora testando. Quella che ho usato di più è sicuramente la crema mani. Ho preso anche l'acqua micellare e la crema viso, però per quelle vi rimanderò a video successivi perché ancora le sto testando bene. La crema mani mi è piaciuta tantissimo. È una crema con estratto di magnolia, rosa damascena e olio di argan. Come dice qui, nutre e rigenera le mani secche, crea un film protettivo sulle mani in grado di proteggerle dalle aggressioni esterne, freddo, vento e inquinamento. Io mi ci trovo estremamente bene, è una crema, dall'ottimo INCI, non a caso ha la certificazione ICEA. Sono ben 100 ml di prodotto per 12 mesi di PAO, quindi è bella grossa. Costa pochissimo perché l'ho pagata intorno ai 3 euro, quindi veramente pochissimo ed è ottima. A me piace tanto perché mi lascia le mani morbide, nutrite a lungo, senza ungerle però. Quello che noto subito e che noto subito nelle creme in generale è quando al loro interno hanno una glicerina, perché la glicerina crea appunto questo film protettivo sulle mani. Le lascia istantaneamente morbide, nutrite, senza però che siano né unte né appiccicose, come purtroppo succede con alcune creme. È una crema che io utilizzo di giorno, non è di quelle proprio super 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 idratanti da notte, ma di giorno per me questa crema è eccezionale, sicuramente una delle mie preferite che riacquisterò senza alcun dubbio, perché mi nutre le mani, me le lascia morbide, posso toccare le cose subito dopo perché non rischio di lasciare impronte. Insomma, per me questa crema qui è una stra promossa che veramente vi consiglio di provare se non avete provato. Secondo bio preferito del periodo, del mese di giugno nella fattispecie, è questa matita doppia, eccola qua, di Miss Trucco Green Ethic. Questa non l'ho comprata, l'ho rubata, no, scherzo, scherzo, l'ho ricevuta in omaggio nell'haul di Miss Trucco che vi linko qui sopra. Vi avevo detto che avevo ordinato alcune cosette e mi avevano mandato in omaggio questa matita doppia che però ancora non provavo all'epoca. Ho avuto bisogno, diciamo, di qualche giorno per testarla un attimo e devo dire che mi sta piacendo moltissimo. Ha una doppia mina, dal lato è magenta e dall'altro è cyan. Io le sto utilizzando entrambe, nonostante questa sia una doppia matita occhi, io la sto utilizzando in questo modo. La parte blu ovviamente la utilizzo per gli occhi ed è bellissima, estremamente scrivente, già con una passata. Il colore è bello pieno, luminoso, ha delle micro pearlescenze che tutto adesso per la stagione estiva lo sto usando tanto. E soprattutto dura tantissimo. Io l'ho utilizzata sia sulla rima palpebrale superiore che su quella inferiore e mi ci sto trovando molto molto bene.
L'altra, siccome non me la vedo tanto come matita occhi per via del colore, vi dico la verità, è un colore che non utilizzo tanto per gli occhi, la sto utilizzando come matita labbra, abbinata ad un rossetto che ho più o meno di questo colore, e anche mi sta dando grandi soddisfazioni perché mi contorna bene le labbra, mi fa durare molto di più il rossetto, non me le va a seccare assolutamente, non è una matita di quelle che tendono a sbordare. Sembra strano, ma anche alcune matite a volte tendono a sbordare. Ha un bellissimo colore, mi tiene il rossetto più a lungo. Insomma, per me questa matita è comodissima. Tra l'altro, secondo me è un prodotto veramente comodo, comodo da portare per un viaggio, perché con un'unica matita si hanno due mine, una occhi e una labbra. Quindi praticamente è un prodotto multifunzione che io straconsiglio in generale e a maggior ragione per un periodo estivo di ferie, secondo me è perfetta. Altra matita che mi sta piacendo moltissimo, che è stata un mio preferito del mese di giugno, cambiamo genere, però è una matita correttore ed è precisamente la Nascondino di Neve. Allora, è diventata piccolissima, è quasi terminata praticamente, tra un po' la dovrò, ahimè, buttare. Io l'avevo comprata nella colorazione più chiara, la Fairy, che era perfetta per me, proprio esattamente il mio tono di pelle. Mi ci sono trovata benissimo. Questa è una matita che ha anch'essa una doppia mina. Da un lato c'è una mina più morbida, che è perfetta come correttore copri-occhiaie, e dall'altra, lato bianco, c'è invece una mina più dura. Aiuto. Che diciamo io ho utilizzato per qualche brufoletto quando è capitato, anche se devo dire che delle due forse è quella che mi è piaciuta di meno, perché non era diciamo eccessivamente coprente nel caso di qualche brufoletto magari un po' infiammato. Invece la parte correttore, diciamo la mina morbida, la parte del correttore copri-occhiaie, mi è piaciuta tantissimo. È un prodotto che vorrei ricomprare, non nell'immediato perché ne ho degli altri da testare e da provare, però sicuramente vorrei ricomprarlo perché mi è piaciuto moltissimo. Tra l'altro è una matita bio con ottimo inci, che era esattamente il colore della mia pelle, mi copriva le occhiaie senza andarsi a depositare nelle varie rughette di espressione che purtroppo con l'età che avanza cominciano a venire fuori. Mi è piaciuta veramente tanto, una mina morbida, non mi seccava assolutamente il contorno occhi, quindi per me è una stra promossa che terminerò, ma a breve, insomma, la vedrete nei prodotti finiti del periodo. Altri due preferiti del periodo ve li mostro insieme perché sono cugini, diciamo, sono usciti insieme. Ho due prodotti di natura equa, due prodotti struccanti barra detergenti di natura equa. Io ho voluto provare questi due. Precisamente ho preso lo struccante occhi bifasico con olio di moringa e il detergente viso pelli normali e sensibili all'acqua di tiglio. Allora, erano uscite quattro referenze di questa linea, queste due, e poi c'erano altri due detergenti, uno per pelli miste grasse e un altro per pelli secche, mi sembra che fosse all'olio di melograno, se non erro. Io ho scelto, innanzitutto volevo provare questo struccante occhi bifasico, allora sono 150 ml di prodotto per 6 mesi di PAO, inci nulla da dire, vabbè. Che ve lo dico a fare, insomma, i prodotti Natura Equa sono una garanzia da questo punto di vista. Allora, come dice qua, con olio di moringa biologico e solidale da Madagascar, chiamato The Miracle Tree, addirittura l'albero dei miracoli, per le sue straordinarie proprietà, gli antiossidanti e le sostanze nutritive come vitamine e minerali e amminoacidi conferiscono a questo struccante la massima compatibilità e tollerabilità con un risultato stupefacente, struccaggio perfetto senza lacrime.
Non posso che confermare, è un prodotto con cui mi sto trovando strabene, mi strucca qualsiasi tipo di trucco, compresi quelli waterproof che io non uso più di tanto, devo dire, non li uso quasi mai. L'ho provato una sola volta con un matitone waterproof e me l'ha struccato in un secondo. Ho applicato, chiaramente ho shakerato bene questo perché è un bifasico, ne ho applicato un po' su un dischettino, l'ho lasciato in posa 5 secondi, 5-10 secondi e mi ha portato via il matitone in un attimo, senza bruciarmi gli occhi nella maniera più assoluta, senza appannarmeli, cosa che purtroppo tendono a fare alcuni struccanti per gli occhi. Quindi io veramente non posso che dirvi bene di questo prodotto. Ho voluto fare una prova, nonostante fosse uno struccante occhi bifasico, ho voluto provarlo anche sul viso. Mi sono detta, vediamo com'è. Se mi strucca bene anche il viso. In questo periodo mi sto truccando poco il viso perché fa caldo, quindi non sto utilizzando più di tanto fondotinta, insomma, più che altro utilizzo un po' di cipria, così, un po' di illuminante, ma non vado molto oltre. Però onestamente me l'ha struccato bene senza lasciarmi il viso eccessivamente unto. Certo, la differenza con un'acqua micellare si vede, è un pelino più unto, d'altronde ci sono degli oli qua dentro, è un bifasico, quindi è anche normale che si veda un minimo di patina unta, però non è assolutamente un bifasico di quelli super unti, come ne ho provati altri che purtroppo erano ottimi per gli occhi, ma improponibili per il viso. Quindi, insomma, diciamo che per le emergenze, secondo me, si potrebbe portare anche soltanto lui e utilizzarlo sia per gli occhi che per il viso. Chiaramente a seguire un detergente viso per togliere via tutte le tracce di unto dal viso. In combo sto utilizzando questo detergente, sempre di Natura Equa. Io l'ho preso nella variante pelli normali e sensibili. Anch'esso mi sta piacendo veramente tanto, come dice qua, è all'acqua di tiglio. Il tiglio è un albero noto da secoli per il grande potere antinfiammatorio e decongestionante. L'acqua di tiglio è costituita principalmente da mucillagini che formano un film sottile e trasparente, in grado di legare acqua e di cederla allo strato corneo della pelle, lasciandola idratata e elastica. Contiene inoltre flavonoidi come la rutina e la quercetina e tannini, sostanze con proprietà rinfrescanti e capaci di attenuare i rossori tipici della pelle sensibile. Io questo qui lo sto utilizzando solo di sera in combo con lui. Di mattina utilizzo un altro tipo di detergente. Mi sta piacendo tantissimo, lo sto utilizzando in combo con il Nexa 3, che sarebbe praticamente il dupe economico del Foreo. Mi sta piacendo tantissimo. Allora, l'unica cosa che vi dico, questo detergente fa poca, 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 pochissima schiuma. Quindi, se vi piacciono i detergenti schiumosi, tipo mousse per capirci, questo qui vi deluderà perché lava bene, non irrita assolutamente la pelle, non la secca. Soprattutto una pelle sensibile come la mia non mi dà assolutamente la sensazione di pelle che tira, però in verità non fa quasi per niente schiuma. Quindi se vi piace quel tipo di detergente molto schiumoso e soffice, questo qui non vi piacerebbe. Però al di là di questo, che è poi un fatto meccanico, la cosa importante secondo me è che lavi bene e che non faccia tirare la pelle del viso. Oltre chiaramente ad avere un buon inci, e questo ovviamente è il suo caso. Quindi onestamente è un prodotto che io sto apprezzando molto, mi sta veramente piacendo, tra l'altro in questa confezione da 150 ml è anche comodissimo da portare in viaggio, insomma, qualora mi dovesse servire, mi sembra veramente molto 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 comodo. Anche questo è un prodotto che sinceramente vi consiglio, utilizzato in combo con lo struccante. Se li avete provati, sono due prodotti che assolutamente vi consiglio perché sono fatti veramente bene, formulati bene, efficaci, performanti. Ve li straconsiglio entrambi. Il mio preferito del mese di giugno è un preferito non cosmetico, ma cartopazzo, diciamo così, ed è la mia azienda Mr. Wonderful. Voilà!
Questa ve l'ho mostrata per bene in un video spacchettamento in cui ve la mostravo al suo interno, vi mostravo l'omaggio che mi è stato mandato, vi mostravo le pagine, come è fatta dentro, tutti gli inserti che ha. Quindi non mi dilungo eccessivamente, sapete che io amo le agende di Mr. Wonderful, è già il secondo anno che la ricompro. L'anno scorso presi la giornaliera piccola, quest'anno ho preso la giornaliera grande. Mi sono trovata benissimo, credo, spero che mi troverò bene anche con questa qui, che tra l'altro è gigantesca, ci entra il mondo qui dentro, non è sicuramente un'agenda da portare dietro perché è spessa, pesa un quintale e mezzo, però è veramente comodissima da tenere a casa, annotare tutto quello che c'è da annotare, veramente fatta veramente bene, bene, bene. Io vi rimando a quel video, se non l'avete visto, ve lo linko qua sopra, il video spacchettamento della mia Mr. Wonderful, così non mi dilungo ulteriormente in chiacchiere perché ho già parlato tantissimo. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti, come vi siete trovati, se magari ce ne sono altri che mi consigliate. Naturalmente andate a vedere i video delle altre ragazze che hanno fatto questa collaborazione insieme a me. Adesso ci vado anch'io a vedere i loro video. Ve li lascio tutti qua sotto nell'info box in modo che li possiate trovare in un attimo. Io ringrazio ancora il gruppo Passion YouTuber per questa collaborazione. Io amo fare queste collaborazioni con queste ragazze, sono veramente contenta. Mando un bacio a tutte loro, ne mando un altro a voi, vi ringrazio per aver visto questo video. Se vi va, ci vediamo al prossimo. Ciao!